Ha chiesto di parlare il senatore Ferrara, ne ha facoltà. Allora, gentile Presidente, care colleghe e colleghi, alle 8:15 del mattino del 6 agosto del 1945 gli Stati Uniti sganciarono sulla città giapponese di Hiroshima la prima bomba atomica della storia. Il nome della bomba era Little Boy. Il numero delle vittime dirette non può essere preciso perché molte evaporarono, ma verosimilmente furono tra le 100.000 e le 200.000. Il 10 agosto, tre giorni dopo, su Nagasaki fu lanciato un altro ordigno, Fat Man. Lo sgancio però non fu particolarmente preciso e la bomba brillò in una zona della città difesa dai monti. Nonostante ciò morirono subito almeno 40.000 persone e molte altre migliaia rimasero ustionate. È davvero difficile pensare cosa abbiano provato quegli uomini e quelle donne che si accingevano ad andare a lavorare o ad accompagnare i bambini a scuola. Non esistevano neppure le immagini di esplosioni atomiche. Nessuno dei cittadini di Hiroshima e Nagasaki avevano visto una tale luce o udito un tale suono, così improvviso e devastante. Senza più la città intorno, senza punti di riferimento, in un caldo torrido e colpiti da una forte pioggia radioattiva nera, i sopravvissuti vagarono senza meta. Poi molti, sperando di fermare le terribili scottature, si gettarono nel fiume, che però in alcuni punti ribolliva e ben presto si riempì di cadaveri che galleggiavano. Le bombe atomiche USA furono una prova di forza che gli Stati Uniti volevano manifestare a Mosca. Infatti già durante il secondo conflitto mondiale si comprese che l'antagonismo futuro sarebbe stato tra le due potenze vincitrici della guerra, USA e URSS. Presidente, cari colleghi, oggi nel mondo ci sono talmente tante armi atomiche che potrebbero far saltare il pianeta più e più volte. La Russia ha sviluppato un ordigno atomico che si chiama Satan 2 e ognuna di queste bombe può disintegrare un territorio esteso quanto la Francia. Vorrei ricordare che sul nostro territorio nazionale ci sono delle armi atomiche statunitense, le B-61, che ci fanno violare il Trattato di non proliferazione nucleare, che abbiamo ratificato nel 1975, oltre a renderci un bersaglio sensibile. Io dico via le armi atomiche dal nostro territorio nazionale. Secondo il SIPRI di Stoccolma, ogni anno a livello globale si investono circa 1.860 miliardi di dollari in armamenti. Ne basterebbero meno di 50 per porre fine alla fame del mondo, con tutte le conseguenze che ne derivano, compreso il fenomeno migratorio. Concludo affermando che è fondamentale iniziare un processo di denuclearizzazione e porre fine a questa economia di guerra, a quel complesso militare industriale paventato da Dwight Eisenhower. È giunto il momento di non investire più in strumenti di morte, ma in cultura della vita. Grazie.